Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo, il vostro informatore su mondi di animali poco conosciuti, ma molto odiati. È difficile conciliare gli interessi umani, così esclusivi, assoluti, con il diritto a uno spazio vitale che dovrebbe avere ogni specie, anche con l'orso, relegato a territori sempre più ridotti. Aumentano i motivi per accusarlo e le scuse per sopprimerlo. Entriamo insieme nel suo habitat, ma soltanto in punta di piedi. Sigla. L'orso è un mammifero che fa parte dell'ordine dei carnivori, famiglia degli ursidi. La specie italiana che tratteremo è l'orso bruno, Ursus arctos, dal latino ursus orso e dal greco arctos, sempre con il significato di orso. Vive in Europa, ma è molto diffuso in Asia, per la maggior parte in Russia. Presente anche in America del Nord, animale possente. Da noi può arrivare a pesare 350 kg. La razza italiana è distribuita in tre gruppi, due dei quali con 100 individui nelle Alpi, Trentino occidentale e Friuli orientale, fino all'Austria e alla Slovenia. Un altro, l'orso marsicano, che è una sottospecie, nell'Appennino centrale e conta quasi 90 individui. Sono un po' più piccoli e presentano un colore più giallastro sulla testa, il collo e la schiena, ma con abitudini e caratteri molto simili. In pratica, né uni né gli altri hanno predatori che li minaccino. Il loro segreto è quello di essere onnivori. Un altro animale della stessa famiglia, estinto 12.000 anni fa, molto più forte e massiccio, l'Actodus simus, l'orso gigante dal muso corto, era carnivoro e si estinse perché finirono le sue prede, anche a opera dei cacciatori umani di quel tempo. L'orso moderno possiede risorse alimentari inaspettate, ad esempio si avvale delle sostanze di due frutti per noi insoliti, la fagiola, il frutto del faggio, e il ramno, ovvero la frangula, pianta selvatica di montagna. Questi frutti già da soli lo sostengono in certi mesi dell'anno. Ci sono particolari periodi dove gli orsi diventano anche ottimi pescatori e si rimpinzano di specie che sono energia pura, come salmone, trote o storioni. In America esiste un orso che ogni giorno si nutre quasi esclusivamente di una specie di falena e ne divora a migliaia. È la cosiddetta falena del mugnaio, un insetto ricco di proteine e di altre sostanze essenziali. Tornando all'orso europeo, la lunghezza può raggiungere nel maschio i 2,50 m e l'altezza alla spalla 1,20 m. Le femmine sono più piccole del 25%. Con occhi piccoli la vista è mediocre. L'udito è molto sviluppato, ma l'olfatto è straordinario. Percepisce gli odori a 3 km. Sa nuotare perfettamente e corre alla velocità di un cavallo. Sa anche arrampicarsi con agilità su un tronco d'albero o sulle rocce. Può vivere fino a 40 anni, ma la media della sua vita è di 25. Sul collo presenta una massiccia gobba formata da muscoli che concentra una forza enorme, con cui può atterrare un toro con una zampata sulla schiena. Riesce a sottrarre la preda a un branco di lupi. Tutti insieme non riescono ad avere ragione di un animale così vigoroso. È anche accaduto che, dimostrando grande intelligenza, siano arrivati a condividere fraternamente la stessa preda. Considerato che si tratta del più grande carnivoro del mondo, è paradossale, quasi contraddittorio, che il primo giocattolo di molti bambini rappresenti il cucciolo di questa specie, potenzialmente così feroce e pericolosa. A proposito, un cucciolo di orso ha un collarino di peli chiari sul collo, che spariscono col raggiungimento del secondo anno. Certo che è un carnivoro, è però al 90% vegetariano. I normali cibi sono: a primavera, freschi germogli di tutti i tipi, erbe sostanziose d'estate, quando sta accumulando grassi anche radici carnose, che raggiunge con le sue possenti unghie. Verso l'autunno, frutta selvatica e non. È il periodo che precede il sonno invernale, con un'ossessione del cibo detta iperfagia, che spinge a mangiare tantissimo. È importante la massa di formiche che divora, con proteine e nutrienti vari, grosse larve di scavatori del legno, e anche alveari per dolci scorpacciate di miele, e dopo l'inverno recupera le forze con animali morti che trova in giro. La sua golosità è spesso ricordata, ma non è noto che l'orso, protetto dal pelo fortissimo e la pelle robusta, apre e spacchi gli alveari senza riceverne danni. E non si sa che ancor più del miele gradisca mangiare le api
e le larve contenute nelle cellette di covata. Nel passato, in certe zone, si costruiva un caratteristico muro a cerchio con una porta d'entrata per proteggere le arnie dalle sue aggressioni. Alla fine, però, è ancor più deleterio il fatto che sia tratto dalle nostre discariche di immondizia con elementi organici, cassonetti e bidoni. Questo perché, associando l'uomo al cibo, si fa strada in lui una temeraria aggressività nei nostri confronti. Negli Stati Uniti ci sono state delle intrusioni in abitazioni di periferia vicino ai loro territori, specie con porte poco robuste o aperte. Creando questa inopportuna abitudine si scatena spesso la violenza di persone armate, con varie conseguenze a catena. Perché anche in Italia non si stare simile mentalità, mi permetto di fornire alcuni consigli. Si tratta di norme sperimentate con successo in molte località, dove si convive con l'orso. Non lasciare mai avanzi di spazzatura nel suo habitat o nelle vicinanze. Controllare sempre prima di andare via. Tenete assolutamente al guinzaglio il vostro cane per evitare che abbaia un orso, tanto da irritarlo e poi ritorna spaventato e lo attiri verso di voi. Se parlate ad alta voce e fate un certo rumore, l'orso si allontanerà prima di arrivare troppo vicino. Non avvicinate un orso a più di 100 metri e lui non si avvicinerà di certo. Se arrivaste nei pressi di una tana che vi sembra di orso o vedete dei suoi piccoli, allontanatevi al più presto. La madre potrebbe temere per loro e aggredirvi. Trovandoci d'improvviso davanti a un orso, è necessario non reagire. Non usare bastoni o pietre. Allontanatevi piano, procedendo di fianco, e non salite sugli alberi. Un orso non carica mai se non si sente minacciato. Restate immobili e se cennasse a volervi toccare, mettetevi distesi a faccia in giù, proteggendo il collo. Ricordiamo ancora che l'orso bruno è schivo, anche con i suoi simili, e non gli fa piacere incontrarci. Avrebbe delle armi da ridurci a mal partito se volesse. Le sue unghie e i suoi denti sono quanto di più micidiale possa esistere. Ma per nostra fortuna non è attaccabrighe. Non forziamo questo atteggiamento spontaneo, facendoli credere che li siamo ostili. Tagliole, veleni, spari non fanno che accentuare le sue ansie. L'orso è un essere intelligente. Il rispetto non può che migliorare i nostri rapporti. Solo un animale ferito che sta soffrendo, come accade a noi, può diventare aggressivo. Oppure una madre che voglia proteggere i suoi piccoli, fragili e indifesi. Se si erge in piedi, non significa che ci voglia aggredire, ma soltanto rendersi conto della situazione. Mentre il suo ruggito imperioso, che prende il nome di ruglio, indica che sta perdendo la pazienza e vuole farci capire che non gliene resta molta. È una sorta di risucchio, una vibrazione metallica che non lascia dubbi. Quando si avvicina l'epoca di quella specie di strano sonno che non è un vero letargo, ma prevede saltuari risvegli, l'orso deve aver accumulato per tempo chili e chili di grasso. Allora può diventare un predatore di varie specie più grandi. Così attacca il capriolo e altrettanto il camoscio e può divorare un animale intero senza fare una pausa. E se abbiamo invaso il suo territorio, non potendola considerare di nostra proprietà, vedrà una pecora alla stregua di altre prede e perfino un cavallo non lo farà desistere. È in atto un conflitto apparentemente giustificato tra l'orso e gli allevatori di bestiame. Molti pastori giudicano inevitabile sopprimerlo. Siamo ancora lontani da voler risolvere il problema, data la nostra espansione sempre più selvaggia e a senso unico. Si potrebbero studiare degli spazi dedicati solo a specie selvatiche e proteggere anche le greggi con aree elettrificate a bassa tensione. Esistono tante idee, ma anche sperimentate, che salverebbero questa e altre specie. Gli spazi dove attualmente vive e dove tra l'altro è dovuto rifugiarsi sono principalmente un vasto territorio, senza nostre arbitrarie invasioni, dove l'orso si senta libero. È una fitta foresta dove poter vivere, cercare il cibo, avere figli, nascondersi, sentirsi in natura. In quanto ai nostri danni nei confronti dell'ambiente e degli animali, ne sono stati fatti anche troppi. Ci sono segnalazioni che a causa del disgelo nell'estremo nord, l'orso bruno è venuto a contatto con l'orso polare. Si pensa che aumentando la temperatura, il bellissimo orso bianco non avrà molte possibilità di sopravvivere. Parlando dell'accoppiamento, sappiamo che l'orso europeo non ama molto stare in gruppo e le unioni durano poco. Il periodo inizia alla fine di maggio e si protrae fino ai primi di agosto.
Allora diversi individui finalmente si avvicinano e le coppie si formano e si disfano per garantire la fecondità di almeno un padre. Infatti ogni volta i padri possono essere più di uno. Dopo l'accoppiamento la femmina non fa subito i cuccioli, ma la gestazione ritarda di 6 mesi, cioè quando le temperature sono basse e durante il sonno profondo. Dopo 8 settimane nascono i piccoli e siamo al massimo in gennaio. La madre allatta i nuovi nati fino alla primavera e può proseguire fino alla fine di giugno. Loro la seguono in tutto e imparano la caccia, la pesca, il riconoscimento dei cibi migliori e dove nascondersi per rifugiarsi o per entrare in letargo. Per completare la realtà di questa famiglia, facciamo conoscenza con tutti i parenti, altrettanto importanti. Gli ursidi del mondo sono 8 specie, vediamole. L'orso di Formosa, originario di Taiwan, vive da 1000 a 3500 metri di altitudine. Abitudine dieta onnivora, con alimenti classici dell'orso, arriva a 1 metro di lunghezza, ha le orecchie lunghe e una macchia bianca a V sul petto. L'orso giocoliere è notturno, come molti orsi perseguitati, può misurare un po' più di 1 metro e pesare 145 kg. Presenta la punta del muso nettamente chiara. Era chiamato orso bradipo perché stava appeso ai rami a testa in giù. L'orso malese, detto orso del sole, è uno degli orsi più piccoli, misura 1 metro di lunghezza più 3 cm di coda, pesa 65 kg, ha il pelo corto, lucido e la pelle elastica, così può girarsi verso i suoi aggressori. Le palme dei piedi sono senza peli, ha una speciale macchia a mezzaluna sul petto e la lingua lunga 20 cm. È notturno. È ghiotto di palma da cocco, perciò viene spesso ucciso. L'orso polare, detto orso bianco, non è ovviamente onnivoro. Si nutre di creature marine e specie del ghiaccio. Adattato a temperature polari, è il più grande di tutti. Può arrivare a 700 kg e a 3 metri di lunghezza. L'orso nero, detto Baribal, vive in molti stati del Nord America, ma non è veramente nero. Le possibilità di colore comprendono anche il bianco, il rossastro, il nocciolo e il grigio argentato. Era quindi cacciato per la pelliccia e ora è specie protetta. Può arrivare a 2 metri con un peso di 275 kg. L'orso dagli occhiali, o anche orso andino, vive fino a 3000 metri sulle Ande. Ma anche in Venezuela, Colombia, Ecuador, nel Perù e altri paesi di quell'area. Misura 1,80 m e presenta dei cerchi bianchi marcati intorno agli occhi, macchie bianche sul collo con strisce fino al petto. Si arrampica sugli alberi fino a 30 metri e ci fa anche il nido. Il panda gigante è un orso che molti di voi conoscono. È protetto per timore che si estingua a causa del cibo di cui quasi esclusivamente si ciba, ovvero il bambù. Deve mangiare ben 40 kg al giorno. È simbolo del WWF, ormai un famoso logo. È significativa e fa pensare una domanda. Perché non si fa lo stesso chiasso per gli altri orsi, in certi casi considerati a rischio? L'orso bruno, il nostro orso bruno, ha l'onore di chiudere la fila. Ormai di lui sappiamo tutto, quindi diremo soltanto grazie di esistere. Cari amici curiosi della natura, oltre alle molte risposte fornite, si spera di aver suscitato anche un po' di domande, sempre in merito alle simpatie o all'antipatia verso le specie. Iscrivetevi per sostenerci in questo difficile percorso e cliccate sulla campanella, dimostrando di voler ricevere la notifica ad ogni puntata. Grazie, arrivederci. A presto. Ciao.